Noi siamo i Brutti ma buoni. Oggi batteremo la strada per voi. Andremo alla ricerca del pesce più fresco e più tipico che si possa trovare. Lo compreremo per voi, lo prepareremo per voi, lo assaggeremo per voi. E vediamo di spendere poco. Ma questa è soltanto una dimostrazione per farvi vedere come riconoscere il pesce fresco e come preparare una ricetta molto brevemente. Ecco qua. Tartufi di mare, molluschi bivalvi, scampi e un bel pesce, un branzino. Eccoci qua. Ora, mentre i primi li mangeremo crudi, questo pesce qui poi lo faremo cotto. In ogni caso, per una ricetta, la freschezza è la cosa più importante. Dovrete usare tutti i sensi per capire la freschezza di questo: la vista, il tatto e l'olfatto. Partiamo dal tatto. Quando voi lo toccate, lo scampo deve lasciare una sensazione di umido sulle dita. Per esempio la consistenza degli occhi. Vedete gli occhi come sono belli neri? È una consistenza turgida, questo significa che il pesce è fresco. L'odore deve essere un odore che sa di mare, di fresco. Deve essere una cosa che è piacevole. Vedete che qui manca una chela, per esempio. Questo scampo non è freschissimo. Ecco, i molluschi invece. Caratteristica dei molluschi è la conchiglia. In questo caso sono dei molluschi bivalvi. Fantastici a fare crudi, è un'ottima alternativa all'ostrica, perché l'ostrica ha un sapore di mare molto forte, però ha una consistenza mollacciosa che spesso intimidisce. Questi invece hanno un sapore che è molto simile a quello dell'ostrica, ma hanno una consistenza muscolosa e molto migliore. Qui invece abbiamo il nostro branzino, guardate che belle dimensioni. Questo è un branzino di mare, questo pesce peserà 1,5 kg abbondante. Prova della freschezza. Se voi volete vedere la freschezza di un branzino, basterà fare una lieve pressione con il dito sulla carne e immediatamente la carne deve ritornare alla sua forma originale. Se voi fate pressione e lì rimane affossata l'ombra del vostro dito, il pesce non è fresco. Ora passiamo alla prova più importante, che è la prova della freschezza, quindi dell'assaggio. Facendo una lieve torsione così, ecco. Queste sono quelle che vengono chiamate normalmente code di scampo. In realtà questo è l'addome. La coda è questa parte qui a ventaglio, vedete? Questa parte, questa è la coda. Ora, i crostacei si chiamano così perché hanno una crosta. E questo è come appare l'addome dello scampo pronto per essere mangiato. Ed ora, signori, il test della freschezza. Assaggiamo lo scampo crudo. Sì, buono. Molluschi bivalve. Entra. Questo è il mare. È ancora vivo. Una leggera pressione, un leggero stimolo causa il movimento dell'animale che si ritira. L'aspetto e l'odore dell'animale devono indicarvi la freschezza. Questo è il frutto del mare, tartufo di mare. Una piccola macinata di pepe e due gocce di succo di limone. Perfetto, però io lo adoro anche così. Adesso andiamo a farci il nostro bel branzino al forno, esatto, col sale marino, un po' di limone e delle foglie di alloro, non serve altro. Ok ragazzi, pesciolone lo facciamo con 1 e 2 fette di limone, c'è una bella lotta di sale qua. Venti minuti, mezz'ora, 180 gradi.